Radio.0 presenta Napoli Magazine. È un fine settimana straordinario quello che ci apprestiamo a vivere. Oggi è venerdì 12 aprile 2013. Buon pomeriggio a tutti gli amici tifosi del Napoli all'ascolto. In volo con Batman Forever. E devo dire che proprio in volo salutiamo Pino Taglialatela, il nostro grande Batman. Ciao Pino. Buongiorno a tutti. E al volo proprio, caro Pino, anche se ripeto, sì, Negli ultimi giorni è un po' affannato. Salutiamo anche il nostro direttore Petrazzolo, Antonio Petrazzolo. E quando è che si affanna lui? La radio non si vede. Ultimamente Pino sta mostrando qualche segno di cedimento ultimamente. Ma sai perché? Perché lui praticamente, a parte che lavora di notte, però mangia male di notte, perché mangia barrette, killer, poi contornate da non so cosa, cioè praticamente non è che sta seguendo un'alimentazione diglielo da professionista, fragole cioè sono calorie che poi lo smaltisci la notte, a meno che poi non fai una corsetta, non so, faccio 2-3 di notte, 4 di mattina, ma non credo. Ci teniamo allenati in altri modi, caro Pino. Lo so, sei un grande. Caro Pino, buon pomeriggio innanzitutto. Buon pomeriggio a voi. E adesso la trasmissione cambia nome, non è più Napoli Magazine, ma è Spazio di Batman o Batman Forever. Addirittura. On Air. Quindi, caro Pino, partiamo da Milan-Napoli. Sì. Milan-Napoli è una grande partita che sicuramente ti porta alla mente tanti ricordi, però ecco, forse a distanza di qualche anno il Napoli ci arriva a questa sfida con maggiore serenità, perché chiaramente ci va lì da squadra che può giocarsela addirittura con 3 risultati su 3. Ma sicuramente, perché a parte il vantaggio in classifica è aumentato nell'ultima settimana. E poi sono convinto che la classifica attuale è quella che praticamente merita il Napoli, nel senso che il Napoli ha fatto un grandissimo campionato, a differenza del Milan che ha fatto una rincorsa. Il Milan all'inizio è veramente stato disastroso, è stato bravissimo il suo allenatore, penso, a riparare un pochettino tutte le problematiche che ci sono state durante l'anno, e poi la società a gennaio intervenuta con un acquisto importante. Quindi in corsa si sono praticamente un pochettino raddrizzati, ma sinceramente a me non ha mai dato quella sensazione di grandissima squadra come lo sta facendo quest'anno in Napoli, a parte alla Juve che sta facendo un buon campionato, un ottimo campionato. Quindi Napoli secondo me è la squadra più concreta, la squadra più forte, quella che ha più continuità, anche forse più della Juve secondo il mio modesto parere, però adesso c'è questa partita e si sa benissimo che sono quelle partite che, come ho detto, anticipo, come ho detto nel pezzo che uscirà domani, sono quelle partite che chiunque vorrebbe giocare, perché poi a me particolarmente lo stadio San Siro, il Meazza, come lo si vuole chiamare, è uno stadio che mi dà tante emozioni, perché poi sai, fare risultato in quello stadio contro il Milan o contro l'Inter, per noi napoletani, giocatori napoletani o tifosi napoletani che abbiamo fatto i calciatori, dà una sensazione, una gioia enorme. Quindi secondo me questa è una partita che si prepara da soli, i giocatori poi il Napoli sono in una forma strepitosa, e quindi sono convinto che, giustamente come dicevi tu, il Napoli parte un pochino avvantaggiato, anche se poi il campo la deve dire sempre la sua, ma io sono veramente molto fiducioso. Senti Pino, ma secondo te come dovrebbe approcciare la gara il Napoli? Mi spiego. Dobbiamo vincere, Sibilla. Vabbè, su questo non c'è dubbio, cioè questo è l'imperativo categorico, altro che 10 comandamenti, qua ce n'è soltanto uno: dobbiamo vincere. Il Napoli deve subito, immediatamente far capire al Milan che non c'è trippa per gatti, o deve avere, non so, un atteggiamento tipo come l'ha avuto un po' il Bayern con la Juventus, della serie: guarda, noi siamo qui ma non ci preoccupiamo assolutamente. No, ma il Napoli non ha quella caratteristica. Secondo me il Napoli ha la caratteristica di se deve attaccare, che deve fare la partita, non deve secondo me aspettare il Milan, perché il Milan sinceramente ha dei giocatori molto bravi tecnicamente. Il Napoli ha nelle sue caratteristiche quella di ripartire e di ribattere colpo sul colpo. Quindi il Napoli deve affrontare questa gara a viso aperto, anche perché sinceramente chi c'ha da perdere di più è il Milan. Il Napoli è in vantaggio e quindi
Poi con l'attacco che è il Napoli, un gol lo fa. Quindi noi partiamo con questo vantaggio. Abbiamo un grandissimo bomber, abbiamo un Pandev che si è ripresa alla grande, c'è sempre un Insigne a disposizione che può fare la differenza, c'è Amsic che si butta nello spazio in un modo unico, penso, in questo. Poi secondo me Amsic è quello che sta facendo veramente il campionato più regolare da quando è a Napoli. Quindi abbiamo tante armi per giocarci questa partita. In più abbiamo Demaili che ogni tiro che fa prende la porta, non voglio dire altro, no. E quindi tanti auguri per i suoi 27 anni. Esatto. Quindi abbiamo di nuovo Maggio che sta alla grande, abbiamo la difesa che con Campagnaro che io adoro. A Cannavaro, che ci sono margini per confermarlo, Pino? Ma guarda, io lavorerei sotto questo punto di vista, perché un giocatore come lui, secondo me, difficilmente poi lo puoi sostituire, nel senso nell'immediato, perché lui sì, ha 32 anni, però io 2-3 anni di contratto glieli farei, perché è un gran professionista, è un gran giocatore, quindi secondo me potrebbe tranquillamente rimanere a Napoli un altro paio d'anni, anche perché con la sua esperienza potrebbe far crescere qualche altro giovane importante che il difensore. Io farei questo tentativo, sinceramente, lo accontenterei, allungherei il contratto e quindi niente. Ma tu mi farebbe piacere averlo. Da giocatore del Napoli, quando senti dire Balotelli, tanto comunque riprendiamo. Sì, ma sono frasi che vanno dette, ecco. Io sono convinto che il Milan ha un terrore incredibile del Napoli, perché conosco la mentalità dei calciatori, e anche perché, ecco, io da calciatore che non sono, ecco, calciatore del Napoli, guardo il Napoli ogni domenica, vedo il cammino che ha fatto il Napoli, vedo come gioca il Napoli, io ho sempre timore e paura di affrontare una paura sportiva, di affrontare una squadra come il Napoli, perché Napoli veramente, secondo me, ecco, giusto perché la Juve probabilmente ha qualche giocatore di qualità in più, perché ha avuto un periodo più, ecco, non lo so, che c'ha qualcosina in più del Napoli sicuramente, però ecco, io il Napoli lo vedo proiettato per grandissimi traguardi, quindi il Milan non è, secondo me, all'altezza del Napoli, assolutamente. E i giocatori del Milan lo sanno e temono questa cosa. Secondo me probabilmente questo è il vantaggio, Pino, da sfruttare. Quelle parole di Montolivo di domenica scorsa: se vogliamo diventare grandi non dobbiamo concedere queste occasioni agli avversari. Allegri che per una volta non commenta gli arbitri ma fa autocritica, probabilmente, ecco, è questo veramente il nervo scoperto del Milan in questo momento. Ma sicuramente, anche perché si è visto anche la reazione di Balotelli, che diciamo un paio di mesi ha fatto il calciatore normale, sereno, senza serie. Questa poi è una bella frase, il calciatore normale. No, di solito lui deve avere l'idea proprio. Capito, lui di solito poi ha queste uscite un po' particolari che hanno contraddistinto un pochettino la sua carriera fino ad oggi. Però ecco, questo è un grandissimo giocatore, indubbiamente non è della partita, per il Napoli è un vantaggio, il Napoli deve sfruttare, perché questo è un giocatore che può indubbiamente fare la differenza, e lo ha fatto col Milan, anche se a me sinceramente non è che mi impazzisco per questo tipo di giocatore, però è indubbiamente, cioè, è un grandissimo campione. Ma per quanto riguarda invece il futuro, è vero che il presente è importantissimo e quindi occhio a Milan-Napoli, però si parla tanto, no, di questi giocatori che potrebbero indossare la maglia del Napoli. Più importante trattenere Cavani e Mazzarri o iniziare a volare con i pensieri, con nomi fantomatici tipo Lampard, Ibrahimovic e quanti altri? Ma non lo so, questi sono, secondo me, sia Lampard che Ibrahimovic non servono al Napoli, alla crescita del Napoli, per come penso il Napoli in questi anni sta intendendo di costruire una squadra. Quindi per me sarebbe più importante trattenere Mazzarri e Cavani. Poi, ecco, se Cavani arriva una squadra che praticamente dà tutti quei soldi, pazienza, poi lì bisogna che decida il calciatore. Però ecco, secondo me progettare un futuro
a lunga scadenza con Mazzarri, questo sarebbe un segnale importante per il Napoli, perché Mazzarri veramente ha fatto delle cose eccezionali in questi anni nel Napoli, ha fatto crescere questo ambiente, ha preso in Napoli una situazione di classifica particolare, poi insieme a lui tutto il suo staff, come poi Donato anticipazione, lo staff medico del Napoli, che è particolarmente bravo ed è particolarmente ambito da altre squadre, perché il Napoli è una di quelle squadre che veramente ha sempre scuola. Tutti presenti, sì, ha sempre presenti, e questo praticamente si deve anche allo staff medico, quindi è tutto l'insieme che funziona, e dispiacerebbe che poi uno o due pezzi di questo fantastico mosaico cominciassero ad andare via e dopo si dovrebbe di nuovo ricominciare da capo. Quindi secondo me la cosa principale, secondo me, è trattenere Mazzarri e poi tutto il resto. Un Maradona, c'è solo un Maradona. Ciao Diego, buon pomeriggio a Diego Armando Maradona Junior. Buon pomeriggio a tutti. Allora, caro Diego, scrivi su NapoliMagazine.com, fai così, caro Walter Mazzarri, quindi schieri chi? Ma sai, io mi riferivo a... io confermerei in blocco tutta la formazione che ha fatto bene con il Genova, tranne l'innesto di Zuniga, perché credo che Zuniga in questo momento garantisca molta più copertura e molta più dinamicità di Armero, che comunque si sta ben comportando. E quindi il mister, ti dico, da Castelvolturno ti è stato a sentire, perché per il momento si va verso De Santis, Campagnaro, Cannavaro, Britos, Maggio, Beravi, Zemaili, Zuniga, Amsic, Pandev e Cavani. Ma per me è la formazione giusta, la formazione migliore che può schierare il Napoli in questo momento, anche se tanti stanno dicendo che Britos non può fare il terzo a sinistra, quando è tutto l'anno che lo sta facendo, e anche secondo me bene. Io credo che comunque questa sia la squadra migliore che potesse schierare Mazzarri. Tutti a tavola con le ricette di Elvira. E buon pomeriggio alla nostra Masterchef. Ciao Elvira, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a entrambi. Come va? Carissima Elvira, io ti chiamerò sempre alla vigilia per, oltre ovviamente per dare le anticipazioni di quella che sarà la ricetta domenicale su napolimagazine.com alle 7, ma perché devi assolutamente dire che quale sarà l'uomo della partita, perché ogni volta che lo dice segna e fa una grande partita, cioè è incredibile. Allora guarda, io Milan-Napoli, chi la decide? Non ho capito. Milan-Napoli, chi la deciderà? Milan-Napoli, chi la decide? Allora, io ho pensato questo. Vabbè, sempre il mio mitico Pandev, ecco, ovvio. Esatto, a quello mi riferivo. Sì, certo, ovvio. Cioè, ormai c'è un connubio fantastico, insomma, per me. Momento Pandev. È il momento Pandev di Elvira Mazza. Eh sì, il momento pilottino praticamente dovremmo lanciare la prossima volta, perché ho fatto caso che quando faccio cioè ogni volta che praticamente è entrato in partita Pandev, io ho cucinato i muffin. Vero. E quindi però ti stai preparando? Scusami, non ti ho capito. Aspetta, li stai preparando, Elvira? Li sto preparando, certo, ovvio, per una grandissima vigilia. Dolci o salati? Ovvio che li sto preparando. Dolci o salati? Ne farò, guarda, se ne dico 27. 27 dolci sempre, ovviamente, non salati. Sì. E anche salati. No, ovvio. Grande pirottino azzurro sotto a sostenerli. 27, che tra l'altro, 27 ovviamente. È il numero della partita, perché da 27 anni non si vince a Milano. Bravissimo. Contro. E poi, infatti, oggi, ovviamente non è a caso il numero 27. Oggi Zemaili compie 27 anni. Bravissimo. Che tanti auguri anche a lui. E quindi non a caso sembra, no, una sorta di un modo anche per cercare di sfatare questo tabù che ci portiamo dietro da troppi anni. Bravissimo. Radio.0 ha presentato Napoli Magazine.